Si chiama Artyom Iskanov, è uno studente di soli 19 anni d'età, di origini russe, e pensate che avrebbe fatto sapere che avrebbe strangolato la povera Tatiana Strakova. Pensate che non accettava che la donna, la ragazza in questione, ex fidanzata, stesse con un altro uomo, così l'avrebbe strangolata e poi avrebbe abusato a livello sessuale di lei mentre era ancora agonizzante e stava per morire, stava per lasciarci. Si erano lasciati da un po' di tempo per motivi di natura economica, continuavano a dividere il medesimo appartamento dove ovviamente si trovavano a vivere. Era molto difficile occultare o quindi nascondere la vita privata dell'altro. Colto così da gran raptus di gelosia folle, il ragazzo di 19 anni di età ha ammesso di aver seguito l'ex nella sua stanza, di averla picchiata e poi averla fatta cadere in terra e di aver provato addirittura a strangolarla. La ragazza è svenuta ancora viva, ha preso un coltello, l'ha coltellata due volte tra le costole. Ovviamente non ce l'ha fatta, agonizzante, ha cercato di rimanere ancora in vita, ma l'uomo, non contento, si è messo a stuprarla mentre era ancora, tra virgolette, tra il dormiveglia della morte e il dormiveglia della vita, diciamo così. Vi ringrazio per l'ascolto, una storia drammatica, assurda, allucinante, quella che ci proviene dalla Russia. Un saluto e al prossimo video.